Meno male che non c'è un pompo tra di noi, perché sennò sarebbe problematico col diminutivo. Oh raga, una notizia incredibile. Vai, vai, vai. Ieri sera ho scopato, ma va, no! Sto scherzando. Hai scopatino. E ogni giorno ti ascolto, poi non mi serve molto per sentirmi già meglio. È come la prima volta, mi hai sconvolto la vita, quella macchina sembra stupidino. E so che mi perderò in questa fantasia. Voglia matta di viaggiare, andare e via, di andare via. Sulle mani al cielo, ma che sposto già so che mi fermerò, perché sai già cosa voglio. Dai che ce l'ho stupidino. La mia testa sei tu, mi fai sognare ogni giorno. Noi siamo lo di 105, noi siamo lo zoo di 105, lo zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia. Buongiorno Italia, buongiorno, ciao a tutti, buongiorno a tutti, ciao, ciao, buongiorno, ciao ragazzi. Buongiorno, fare, guarda, Paolo, come Paolo, stai, più, Marco? Cioè, più fai così e più si capisce che sei palesemente omosessuale, ma va bene. Senti, va bene. Ti volevo proporre di andare a fare la lotta coi cervi oggi. Sì. Sai che gli stanno crescendo il parco di corna, allora è il momento in cui sono più feroci. È per questo che ti sei tatuato Bambi sul toraccio. Ma figa, non è una roba omosessuale, è una cosa di dolcezza. È un diminutivo, come quando ti guardi nelle mutande. Cioè, scusa, è una cosina bellina. Ma non è una cosina bellina, cioè, un po' stupidino, dai. Non è normale. Adesso io ti scusa, tu quando sei con tua moglie a casa non c'hai un modo di parlare tutto soccola. No, 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 col gatto, lui col gatto parla allora, così. Io col gatto col parlo gatto, così, aspetta, aspetta, perché al microfono mi viene male, dal vivo è diverso, dovresti tenere le cuffie. Se non hai il gatto che ti fissa negli occhi. Sì. Aspetta. No, ragazzi. Sì, ma sì, voi sì, sfottete me veramente. Cos'è Morse? Ah no, gli faccio dei versini perché lui c'ha la vocina, è come castrato, no? Quando miagola fa dei versini stranini. Allora non miagola, protesta. Io, ma no, io cerco di parlare la sua stessa lingua, lo chiamo. Certo. Sai, lui è Victor, ma lo chiamo Tito e vai, gli vai, faccio fa tutte sentire, le vocine. Ah, poi sono io l'omosessuale. No, no. Questo è il conduttore con la barba. Sì. Il programma più ascoltato d'Italia. Una volta eravamo lo zoo, politici di merda. Ma che cazzo vuoi? Scusa, senti, non parlare tu per favore. Tipilino, pipilino, mimino, ninino, amorino, affanculo. Perché cosa c'hai? Scusa, non l'ho capito. Ma ragazzi, se volete arrabbiarvi, ne abbiamo tante oggi per farvi incazzare, signori. Alzate il volume perché è successo di nuovo. Bene, se parlava anche ieri sui giornali, però sì. Oggi hanno. Diciamo che si sono addentrati nei dettagli. Sì. Ah, Dio, Dio santo. Mauro Mantovani di Forza Italia. Aspetta, perché volevo metterla in studio chiuso, poi ho detto no, me la tengo per la diretta. No, ma ragazzi, il titolo, il titolo. Allora, Mauro Mantovani, sì. Vicepresidente della regione Lombardia, sì. Arrestato per tangenti mentre andava a parlare a un convegno sulla legalità. No, sei ma un grande! È una roba. Ti stimo! Vedi, è questo che fa incazzare la gente, no? Perché tu ogni volta, ma facci caso, ogni volta che scoperchiano una pentola, ne scoprono una su chiunque, che sia di sinistra, che sia di destra. Ogni volta che indagano qualcuno in politica in Italia, è colluso con la mafia oppure ha preso le tangenti. Questo però, ragazzi, cioè questo è un genio. Cioè questo qui è riuscito addirittura a farsi pagare dall'erario l'architetto che ha diretto i lavori di ristrutturazione dei suoi immobili. Cioè questo addirittura i soldi dei cittadini li ha usati per pagare un architetto, ma, per farsi cazzi suoi. Pensa quanto si sente stronzo Marino, che lo hanno fatto fuori per il salmone. No, perché con i soldi del comune si è preso un salmone che dice vabbè mica stasera mi mangio il salmone, l'hanno fatto fuori. Pensa quanto gli girano le balle. Sì, ma cioè non c'è no, ma non c'è limite ormai, non c'è più un limite. No, io ma... dico ma allora facciamo una resettiamo tutto, azzeriamo tutto. Bravo. Tutti a casa. Bravo. Facciamo le elezioni
operazioni come andrebbero fatte, dove quando tu metti la X su Gian Giacomo Burburri, non lo voterò tu mai. Vuoi, io sì, io voglio Gian Giacomo Burburri, no, 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 lì in quel posto per il hai quale ragione, io l'ho votato. Votiamo tutti Gian Giacomo Burburri. Esiste, oh, è un piduista, io lo so, ma non è vero. Già, io voglio, io voto Gian Giacomo Giurrup, che è suo cugino, okay, e lo metti lì, e lo metti lì, non che poi dopo usi il mio voto per fare leggere il tuo amico del cazzo, brutti figli della merda, perché è quello che mi fa incazzare. E tutte le persone che sono al potere in Italia sono in fondo dei farabutti, è una roba pazzesca. Aspetta, aspetta, aspetta. Marco, cioè, stamattina su Facebook c'era un post della Lucarelli, io non è che sia un fan della Lucarelli, però stamattina aveva fatto uno screenshot del commento di Salvini a questa vicenda, ma tu devi dire salve Salvini, cari vicini. Allora sentiamo, Salvini dice beh lì te lo faccio in genovese, perché se no, se lo faccio in italiano mi querela. Beh lì ma hanno preso Mantovani, era uno che è una persona onesta, ha preso delle tangenti ma solo per aiutare i malati. No, lui sì, prendeva i soldi che non doveva prendere, ma in fondo lo faceva per quelli in dialisi, 11 milioni di euro di appalti. Aspetta, e dice ma... cazzo, lui ha truccato l'appalto, ma poi tanto hanno vinto anche gli altri. Allora, sì, certo, madonna mia, ma non c'è proprio fondo, non esiste più la vergogna, ormai è talmente normale. Adesso tu vedrai, finiamo questo intervento, saranno tutti indignati, tra 3 minuti e mezzo, quando parte la prossima scenetta, ve ne sarete dimenticati e ve ne sbattete altamente i coglioni. E sai cosa fanno questi? Ci godono e continuano, tanto lo arrestano, adesso è uscito, l'hanno arrestato, avrà i domiciliari in una villa della Madonna da 3-4 milioni di euro, sai che cazzo gliene frega lui, ma sai che cazzo gliene frega di stare domiciliare, ma lui gode come un bastardo, c'ha la vasca idromassaggio, le donne della pulizia, delle pulizie, e quella che gli stacca lì il pompone, ma, allora, ma che cazzo gliene allora, frega, chiamiamolo, facciamoci dare il numero del suo architetto, ma perché no, sapete, doveva no, essere no, bravo. Aspetta, aspetta, vabbè, aspetta Marco, vabbè, scusa un attimo, sto guardando la fila al padiglione del Giappone, forse si è liberato dello spazio, scusate, no, c'è ancora coda lì fuori, sì, sì, 8 ore io sono in coda perché parte già dalla radio. 8 ore di coda per vedere il padiglione del Giappone, che poi accanto c'è quello più bello del non me ne frega un cazzo e non ci va nessuno, è incredibile, c'è questo padiglione meraviglioso. Anche l'Expo, guarda, se dovessimo aprire la parentesi Expo finisco dopo domani io, beh, come quelli che vogliono andare al padiglione del Giappone, fantastico ragazzi. E poi io andiamo in pubblicità e parte sto qua che dice oh sì, fantastico, abbiamo fatto il record, 4 milioni di ingressi. Sì, ma è dopo, è il dopo, è il dopo, cazzo, va bene, parliamo dopo, è troppo tardi. Bravo. Voglio rivolgermi a un uomo che deve farmi tornare pulito nell'anima. Previti. Perché sono ormai sporco e ricolmo di bestemmie che non riesco a buttare fuori. Che lui ci colleghiamo con Radio Maronno e Padre Maronno.